Ciao a tutti amici di fcinternews.it, è finita Inter Torino, l'Inter vince 3-2, subisce ancora due gol, però vince la terza partita di fila dopo aver vinto contro l'Udinese con un altro 3-2 al Friuli, dopo aver vinto 4-0 con la Stella Rossa in Champions League, vince anche contro il Toro e dà continuità, insomma, ai risultati positivi e alle vittorie. Quindi questo è il lato positivo, che l'Inter comunque torna a essere seconda in classifica, accorcia dal Napoli che non sbaglia un colpo e che ha 16 punti, l'Inter sale a 14, partita che si indirizza praticamente subito con l'espulsione col Torino che rimane in 10 per un fallo brutto su Thuram, e poi l'Inter da lì ha il dominio della partita, segna il gol dell'1-0, raddoppia, però dopo il gol del 2-0 di Thuram che fa doppietta si distrae per l'ennesima volta, il Torino segna con Zapata, si ringalluzzisce e riapre la partita. Arriva il 3-1 di Thuram nel secondo tempo, da lì sembrava con un Torino stanco in 10 uomini, con un Zapata tra l'altro che si fa anche male, quindi in bocca al lupo a Zapata, sembrava che la partita potesse essere incanalata, che addirittura l'Inter potesse segnare un quarto e un quinto gol. Invece errore a centrocampo di Taremi che mentre stiamo attaccando regala la palla con un passaggio in orizzontale agli avversari, siamo scoperti, contropiede, pasticciamo un po' in difesa, Acerbi butta fuori la palla, Çalhanoğlu fa fallo in area di rigore su Masina, calcio di rigore, gol di Vlasic, 3-2 all'86esimo. Sono cose che si stanno ripetendo un pochino troppo spesso, o direi anzi spesso, inizio campionato solo due volte non sono successe queste cose, in casa con il Lecce e nella vittoria sempre in casa contro l'Atalanta. Sono cose che si continuano a ripetere. 9 gol subiti in 7 partite sono un'enormità. È vero che segniamo tanto, però continuiamo a subire tantissimi gol. Se si subiscono così tanti gol, non si vince alla fine. Inzaghi ne ha parlato, lo sa che bisogna lavorare su quello. Adesso c'è la sosta, si va alla sosta con una vittoria, con 14 punti in classifica. Ma da quando si rientra contro la Roma, ci arriveranno le partite difficili, sia in Champions League che in campionato, perché avremo la Roma, il Napoli e la Juventus a stretto giro di boa, e quindi non si potrà più permettere, non ci si potrà più permettere di subire così tanti gol. Ciao ragazzi, sempre forza Inter, e ci vediamo a sto punto dopo la sosta. Ciao.